Salve a tutti amici, sono sempre io Emiliano Babilonia. Ho acquistato questo termometro a infrarossi che ha un puntatore laser. Vi faccio vedere come funziona. Sta calcolando adesso la temperatura di questo giardino. Poi faccio la stessa cosa in aria per vedere la temperatura ovviamente del cielo. Ovviamente è un rilevamento che può far notare che la temperatura si abbassa notevolmente più si va in alto. Adesso vi faccio vedere una cosa strana, eh? Guardate. Avete visto? 25 gradi, cioè sto sul balcone, sembra come se delle frequenze a microonde surriscaldano le mattonelle di casa. Guardate il muro. Vedete? Guardate, adesso lo faccio sulla lampadina per farvi vedere come funziona. Guardate, la temperatura si alza, ovviamente l'ho accesa adesso la lampadina e la temperatura si alza. Dentro casa succede la stessa identica cosa. Guardate. Allora, 25 gradi, le mattonelle sembrano bollenti, sembrano, guardate. Aspettate, che qui sto fuori. Vedete? Vedete? 25 gradi dentro casa. Fissi, tutto aperto, guardate, non so se si vede perché ho la tenda che purtroppo devo dormire la notte sul balcone, vedete? 22 gradi sul telo della tenda, per terra, 25 gradi, come è possibile? Dentro casa, guardate, 25, 24, guardate, 25 gradi. Sembra come se c'è una frequenza a microonde che surriscalda determinate parti. 25 gradi fisse, qualunque cosa faccio, metto il ventilatore, apro tutte le finestre, faccio passare l'aria, minimo 25 gradi ci ho fissi. E c'è il ventilatore acceso, eh? Lo faccio vedere sul ventilatore, guardate, pure che punto il ventilatore, anzi sul ventilatore al momento che esce la temperatura, guardate. Sempre 25 gradi, ma com'è possibile, scusate? Addirittura si sentono le frequenze a microonde sparate sul corpo attraverso il puntamento satellitare che interagisce attraverso la corrente elettrica. Adesso sto uscendo fuori dal balcone, perché ovviamente le radiazioni sono elevatissime dentro casa, e facciamo questo piccolo test. Questo è l'elettroencefalografo, ve lo faccio vedere. Questo è l'apparecchio che sto utilizzando, addirittura posso prendere temperature del computer, vedete? 34 gradi perché sto puntando sopra la ventola e sopra il processore. Quindi a seconda di dove punto lui fa l'analisi, vedete lì c'è il processore, quindi la temperatura cambia. Addirittura se mi faccio la stessa cosa, cioè l'analisi diretta sulla testa e sulla fronte, ci sono delle notti che io mi alzo e ho praticamente il corpo che sta intorno ai 38 gradi, anche 40 gradi. Loro lo fanno apposta per surriscaldarmi il mio corpo, farmi sudare in modo anomalo e quindi io sono costretto ad accendere il ventilatore e spararmi l'aria fresca sul corpo. Come potete vedere, ho creato una sorta di tenda e la notte cerco di dormire sul balcone, perlomeno per eliminare le radiazioni dei campi elettromagnetici sparati diretti sul mio corpo. Faccio vedere l'analisi, guardate. Vedete, si accende. 24, 25 gradi. Perché ho comprato questo apparecchio, questo termometro a infrarossi? Perché siccome loro utilizzano la frequenza infrarossi e la frequenza a ultravioletti e a microonde che
effettua una sorta di amplificazione sulle frequenze infrarosse e questo apparecchio riesce a captare queste mutazioni. Guardate, vedete, 25 gradi fissi. Adesso ovviamente sto qui con l'elettroencefalografo. Faremo adesso dei piccoli test per fare delle prove e vedere le frequenze che sono state modificate all'interno del mio cervello. Voglio farvi vedere che la frequenza delta è sempre molto bassa, perché ovviamente loro devono creare dei stati di blocco cerebrale e dei blocchi narcolettici. Non so se avete notato che la frequenza gamma è bassissima. Strano, eh? Niente, è strano. Adesso facciamo il test dell'attenzione e poi della meditazione. Allora, dell'attenzione comincerò a leggere delle cose sullo schermo. Ovviamente non a voce alta, con la mente. Avete visto che cosa succede? La tensione si alza e questa è la frequenza della tensione. Però nello stesso tempo si alza anche la frequenza della meditazione, come se ci creano una sorta di sonnolenza o stato ipnotico o narcoletico o di sonnambulismo per farci perdere la memoria temporanea. Adesso lo facciamo della meditazione, vediamo come si modificano tutti i parametri dell'elettroencefalografo. Avete visto che cosa è successo? Io ho chiuso gli occhi, non ho parlato, non ho fatto niente, ma questi manipolatori mi stanno parlando in testa. Infatti, guardate, mi stanno parlando in testa. Vedete, io non ho parlato, ma questi manipolatori hanno modificato la frequenza dell'attenzione perché mi stanno parlando attraverso i lavaggi del cervello e attraverso le frequenze sparate nei centri nervosi per i dialoghi neurali. Infatti io mi sono fermato e invece l'attenzione è ovviamente salita. Riproviamo a rifare la meditazione, cercherò di stare totalmente fermo e di non pensare a niente. Ovviamente i manipolatori, torturatori con le armi ad energie dirette che sparano le frequenze nei centri nervosi centrali del mio corpo, utilizzeranno una sorta di distorsore neurale, una sorta di audio che viene immesso all'interno dei miei condotti uditivi e che interagisce con i centri nervosi del cervello. Riproviamo, cercherò di fare una sorta di rilassamento. Avete visto? La meditazione si è alzata, ma si è alzata anche l'attenzione, perché devono distogliere il nostro stato di rilassamento attraverso delle destabilizzazioni, di lavaggi del cervello, manipolazioni audio-neurali che vengono immessi nei nostri centri nervosi. In realtà, attraverso la manipolazione radiocognitiva delle amplificazioni sparate all'interno della corrente elettrica,
che interagiscono con qualunque forma di radiotrasmettitore, wireless, cellulari, antenne, baracchini, anche le frequenze digitali terrestre e le frequenze delle onde HELLF o VHF che vengono sparate nell'etere. Come potete vedere, quando io mi sono fermato, si sono bloccate determinate frequenze del mio cervello, ma le interazioni che il sistema effettua sul nostro corpo rimangono totalmente distorte attraverso queste frequenze cerebrali manipolate. Ecco perché noi non riusciamo più a dormire la notte e se dormiamo, dormiamo in uno stato di dormiveglia e abbiamo durante il giorno poi allucinazioni audiovisive dirette all'interno dei nostri centri nervosi. Ci fanno sentire delle voci, ci fanno vedere delle allucinazioni, ci creano delle manipolazioni derivanti stati degli incubi che vengono rimessi all'interno del nostro corpo attraverso le sensazioni radio-ipnotiche, radio-narcoletiche che riamplificano tutte queste patologie. Ovviamente loro lo fanno perché devono destabilizzare le nostre frequenze cerebrali, il nostro rilassamento e ci devono far perdere la credibilità. Facendo questo, facendoci perdere la credibilità, ogni volta che veniamo attaccati, manipolati, voglio sempre ricordare che sono esperimenti militari di agenzie segrete deviate che operano attraverso medici militari che prendono come stipendio 8.000 euro al mese in busta paga e 30.000 euro in nero per effettuare esperimenti militari su cavie umane per attestare elettroencefalografi neurali satellitari che interagiscono con i nostri centri nervosi centrali. Molte persone mi hanno contattato in questi giorni tramite email, tramite Skype, tramite Twitter, tramite Google Più, per riuscire a capire o riuscire ad apprendere attraverso le ricerche che io sto facendo, le ricerche che sto praticamente studiando con altre persone, sto interagendo con altre persone per cercare di risolvere determinati problemi. Ovviamente mentre sto parlando modificano il mio ragionamento, modificano le mie parole per farmi sbagliare dei verbi, per farmi sbagliare degli aggettivi, per farmi cambiare determinate deduzioni tecniche o determinate parole tecniche più idonee al mio dialogo, al mio discorso. Purtroppo loro lo fanno apposta perché ovviamente quando una persona viene attaccata e manipolata con questi sistemi loro dicono: ah, sei dislessico, sei uno schizofrenico, un malato di mente, un pazzo, un esaurito. Facendo questo loro ci fanno perdere totalmente la credibilità. Ovviamente ci sono molte persone, molte vittime del controllo neurale. Guardate, guardate, adesso si stanno rincominciando a rimodificare le frequenze cerebrali perché prima mi tenevano in una sorta di narcolessia, come se stavano in uno stato di sonnambulismo. Avete visto adesso le frequenze? Si sta alzando la frequenza alfa, si stanno rimuovendo tutte le frequenze normalmente perché mi stanno risvegliando il cervello dallo stato narcoletico e ipnotico. Io ho voluto fare questa diretta tramite Skype, proprio per far vedere e far capire alle persone che noi non siamo pazzi, malati di mente o schizofrenici. Vedete, io mentre sto parlando, stanno ricominciando ad abbassare le frequenze, cioè nel mio cervello si sente la frequenza della pressione transcranica, come se ci spingono con le mani il cervello e poi allentano la pressione sulla testa, poi ci rispingono la pressione sulla testa e poi la riallentano. Questo è quello che noi sopportiamo. Voglio ricordarvi che se volete fare una testimonianza, un'intervista, testimonianza sulla mia radio web, contattatemi.